Siamo con l'astronauta ESA Paolo Nespoli a Roma, sta per presentare qui il suo ultimo libro, L'unico giorno giusto per arrendersi, edito da Mondadori. Paolo, questa volta un romanzo, è una storia che tu hai definito non autobiografica, ma Manlio Santachiara, qualcosa in comune con Paolo Nespoli, anzi molto ce l'ha. Beh, è un romanzo, che vuol dire che mi sono preso la possibilità di scrivere quello che voglio, come voglio, senza essere necessariamente legato alla realtà. In effetti il libro parla della storia di una ragazza che sta crescendo e in un certo senso mi sono visto come quando io ero ragazzo che cercavo di capire cosa fare da grande, tutto sembrava impossibile, il futuro sembrava scuro, e questa ragazza lo vede così finché non capisce, non impara attraverso l'aiuto dell'altro personaggio Manlio, non impara che il futuro è lì, bisogna conquistarselo, quindi starsi da fare perché si possa realizzare. Nel libro Manlio è il mentore di questa ragazza. I ragazzi di oggi effettivamente avrebbero bisogno tutti di un mentore per scoprire il proprio talento, la propria indole? È molto più facile se uno ha un mentore, cercare di capire dove si va, cercare di tirare via un po' di quella nebbia che c'è attorno. Si possono fare le cose anche da solo, certo con un mentore bravo, tra virgolette, un mentore capace, un mentore con tenacia, un mentore solido, è possibile fare delle cose che si pensa non si possono fare. Una domanda al di fuori del libro che però è molto attuale. Qualche giorno fa l'ESA ha presentato i nuovi astronauti. Cosa dice, cosa potrebbe dire Paolo Nespoli o Manlio Santachiara ai nuovi astronauti appena presentati dall'ESA? Beh, immagino che siano molto contenti di essere stati selezionati perché la selezione è stata estremamente lunga ed estremamente dura e quindi adesso si trovano in questa posizione, immagino che siano contenti. Direi di stare attenti a sapere che questo è il primo passo, non è l'ultimo. Da qui in avanti c'è da lavorare il soldo, c'è da lavorare molto e quindi prendere tutto quello che verrà con un filo di granus salis per cercare di andare avanti e fare queste cose impossibili. Ancora non ci sono, ma ci arriveranno. Ultima domanda appunto riguarda il libro e il titolo, L'unico giorno giusto per arrendersi. Non lo sveliamo qual è l'unico giorno giusto per arrendersi, però diciamo che alla fine del libro la missione è compiuta, Manlio riesce a compiere la sua missione di mentore. Sì, il libro è un libro che paradossalmente guarda al presente con un occhio al futuro, perché di fatto porta avanti, ci fa capire che abbiamo un futuro davanti, un futuro che sembra realizzabile, poi quando l'abbiamo realizzato salta fuori un altro futuro da realizzare e si va avanti così all'infinito. E questo è un po' il nostro destino di umani nell'universo, di non accontentarci di quello che abbiamo, o di non essere soddisfatti da quello che abbiamo, ma di pensare che ci sono tante altre cose da conoscere e che noi dobbiamo cercare di conoscerle. Grazie Paolo, grazie di cuore.